soltanto dal 24 luglio, come Ibrahimovic e Cassano, addirittura per Pato e Thiago Silva ci saranno le Olimpiadi. Stesso discorso per Mexès, che segregherà il gruppo a partire dal 24 di questo mese. Abbiati, Amelia, Gabriel, Narduzzo, Pazzagli, i portieri, i difensori acerbi, Abate, Antonini, Bonera, De Sciglio, Vilà, Thiago Silva, Mesba, Pacifico, Taivo, Yepes e Mexès per i difensori, centrocampisti Ambrosini, Cristante, Boateng, Constant, Nocerino, Flamini, Strasser, Traoré, Volotti ed Emanuelson, attaccanti Ibrahimovic, Carmona, Cassano, El Shaarawy, Gans, Prosenic, Robinho, Pato, ma tanti particolari li avremo tra qualche minuto collegandoci proprio con Milanello. È stato un weekend tormentato per Pazzini sul piede di partenza, l'Inter è disposto a cederlo, vedremo a chi, perché c'è la Juventus in agguato. Sulla Juventus, ma sulle trattative più importanti anche del calcio estero, subito le considerazioni di Alessandro Antoniacci. Alessandro, partiamo proprio dai bianconeri, perché poi c'è anche molto da dire sull'inglese, soprattutto sul Tottenham di Villas-Boas. Allora, siamo all'ennesima puntata della telenovela Top Player in casa Juventus, adesso le attenzioni di Marotta e collaboratori sembrano puntate su Jovetic, per il quale sarebbe pronta un'offerta di 15 milioni più uno tra Giovinco, Pepe o Matri, tre ottimi giocatori tra l'altro. Per quel che riguarda destro la situazione è stabile, anche se ad oggi sembra lievemente in vantaggio la Roma, e in attesa dell'ufficialità è fatta per Gabbiadini, 8 milioni all'Atalanta e giocatore che passerà un anno in prestito a Bologna prima di rientrare proprio alla Juventus. Quindi è fatta per Gabbiadini, questo possiamo manca dare... Manca soltanto l'ufficialità, ma anche sentendo l'intervista al giocatore sembra sia fatta. C'è anche questo grande interesse ormai da tempo per Van Persie. Parlando di Gabbiadini e Giovinco, chiaramente parliamo di attaccanti. La Juventus è sempre su questo famoso top player. Tanti giocatori che potrebbero essere anche sacrificati per, ad esempio, Jovetic. Ma in Inghilterra c'è un'altra squadra che vuole fare bene, magari vuole stupire come ha fatto la Juventus l'anno scorso. Alessandro, parlo del nuovo Tottenham di Villas-Boas, che poi ha un problema da risolvere, quello di Modric. Vuole stupire, innanzitutto ha piazzato il primo colpo di mercato ed è un gran colpo, si tratta di Johan Vertonghen, difensore centrale belga, classe 91, prelevato dall'Ajax per 9 milioni di sterline, bruciando la concorrenza. Per quel che riguarda Modric, il Real Madrid sta insistendo e qualora arrivasse Modric si libererebbe uno tra Lassana Diarra e Nuri Sahin, entrambi obiettivi di mercato del Milan per il centrocampo. Sempre in Inghilterra è stata formalizzata un'offerta da parte del Chelsea di 38 milioni di euro per Hulk, sarebbe lui il sostituto di Drogba qualora arrivasse. Insomma, Chelsea che vuole ulteriormente rinforzarsi, ci ha preso gusto il club di Abramovic dopo la vittoria in Champions League. Allora Hulk sul taccuino, i dirigenti della squadra londinese. Un'altra squadra londinese, il Queen's Park Rangers, ha raggiunto l'accordo proprio ieri notte, come sai Alessandro, con Park del Manchester United, un giocatore importante, il sudcoreano per tanti anni a disposizione di Ferguson dal 2002, quindi quasi 10 anni con i Red Devils, da oggi è un giocatore del Queen's Park Rangers. Andiamo a vedere sul calciomercato di TEF Channel la nostra grafica riassuntiva, le operazioni possiamo dire per un certo verso di secondo piano, meno eclatanti. Per esempio Bacinovic vestirà la maglia del Verona, giocatore che ha fatto bene nel Palermo ma che ha ancora possibilità, margini di crescita notevoli. Il Genoa ha rimpiazzato Veloso, partito per Kiev, con il brasiliano Anselmo, che l'anno scorso ha giocato con il San Caetano in prestito dal Palmeiras. Poi parlavamo con te proprio, Alessandro, venerdì di questa cessione di Elia al Werder Brema, una cessione che permette alla Juventus di compensare solo parzialmente, no, l'uscita di 10 milioni dell'anno scorso. Insomma, un acquisto che si è rivelato quanto mai sbagliato, ma probabilmente anche le condizioni fisiche dell'olandese non hanno aiutato la Juventus a inserirlo nei piani di Conte. Yılmaz, qui vogliamo tornare su Yılmaz, attaccante turco che era inseguito dalla Lazio. Cioè